sono Rav Hannes, il presidente dell'Associazione Paul, e questo è l'ultimo argomento di cui parleremo a questi corsi di corsi. E infatti è l'argomento più importante, cioè lo scopo del corso. Lo scopo del corso è insegnarvi a gestire un server da remoto. E qual è l'obiettivo del server da remoto? Darci dei servizi web. Dei servizi web che possono essere tanti, però non abbiamo bisogno di tutti. Per esempio c'è FTP, c'è OpenVPN, c'è SSH, c'è lenticchie, angurie, pizza, scusate. Oh. No, non è. E Linux, Apache, MySQL, PHP, no. Voi lo conoscete per questo perché viene usato il 90% dei server che sono sul web. Sì, anche Facebook usa LAMP. Per certe cose usa altre cose che sono più specifiche. Invece la gran parte dell'infrastruttura web è basata proprio su questo. Vi spiego perché ho cancellato gli altri due. FTP. Vi spezzo le gambine se mettete su un server FTP. Negli ultimi tempi i server FTP sono stati più bucati in assoluto. E la stessa funzionalità può essere offerta da questo signore, SSH. Praticamente il protocollo si chiama SFTP, però è molto più sicuro. Quindi inizieremo prima a parlare di SSH. Ma PHP Mail, perché me lo consiglio? Perché quando lavoravo in un'azienda non di Milano, ho visto che sul server esposto al web c'era uno script simpatico che cercava in GET tutte le directory che iniziavano con PHP Mail. Chissà perché. Va bene, detto ciò, iniziamo con le cose interessanti. Allora, OpenSSH è un modo per collegarsi a macchine remote. Chi di voi ha usato Linux, ha provato ad amministrare qualche server remoto, sa che senza questo signore non si fa nulla da remoto. C'è anche Telnet, però anche lì si spezzano gambine e braccini. Perché? Perché passa tutto in chiaro. Praticamente se sta una persona in mezzo, tutto quello che vede, vede tutto quello che passa. E dico tutto. È per questo che Telnet è stato, non è più in uso ormai da parecchio. Ovviamente sapete che il sistema operativo ha un server Telnet di default, non vi lo devo ricordare. Come si configura un server OpenSSH? OpenSSH non è difficile da configurare. C'è un file in etc, etc SSH, SSHD config, e questo file rappresenta tutta la configurazione di SSH. Quindi vi spiego, dopo vi farò vedere una configurazione live, però adesso vi spiego cosa fanno le cose più critiche di questo config. Di solito i default vanno bene, cioè i valori iniziali, però bisogna avere attenzione verso questi qua. Protocol 2. Il protocol 2 serve a dire a SSH, al server SSH, di usare il protocollo versione 2 di SSH. C'è anche un protocollo 1, però non è così sicuro. Quindi se vedete qualcuno che mette protocol 1, spezzate anche a lui le braccine. Port, qua ho messo fantasia più più. Cosa vuol dire? Vuol dire che la porta di default per SSH è la 22, però se la cambiate non sanno dove cercarla, quindi avete 50.000 porte da cui scegliere, quindi potete sbizzarrirvi e giocare di fantasia. Non importa la porta che scegliete, basta che non entri in conflitto con un altro servizio. Quindi se andate sulle porte da 10.000 in su siete un po' più sicuri. E quelli che tenteranno di entrare nella vostra macchina, se usate bene il firewall con IP tables, non vedranno mai questa porta, perché prima di arrivarci IP tables dirà no, quindi gli manderà mittente tutto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che
soltanto voi avrete accesso alla vostra macchina come si deve. Permit root login. Perché è una cosa brutta lasciare l'utente di root disponibile in SSH? Perché è un utente noto. Quindi se qualcuno cerca una password su SSH, la cerca prima per l'utente root. Però se disabilitate nella config di SSH l'accesso da root, non funziona più e quindi qualsiasi password loro tentino di usare non entra. Password authentication no. Cosa vuol dire? Vuol dire che invece di accedere con password accedete con chiavi pubbliche. Cosa sono chiavi pubbliche? Vengono generate con SSH keygen e quindi nella vostra cartella utente, nella cartella .ssh barra id underscore rsa.pub trovate la chiave che dovete mettere sul server per poter accedere senza password. Occhio a non perdere le chiavi private e le chiavi pubbliche, che sono id rsa, che è la chiave privata, e id rsa.pub, che è la chiave pubblica. Se date in giro la chiave pubblica, vabbè, si può capitare, non è grave, però la chiave privata tenetela molto ben nascosta. Permit tunnel. Questa è una cosa che vi permette di fare cose utili, tipo reindirizzare porte attraverso SSH. Per esempio, voi avete il vostro server a cui accedete e quindi volete ricevere tutto quello che arriva alla porta, dalla porta uscente del server alla vostra porta iniziale. Quindi gli dite a SSH tutti i pacchetti della porta tal dei tali, del host tal dei tali, reindirizzato alla mia porta locale. Sì, si può fare, è una cosa un po' più avanzata, con il manuale ve la dovreste cavare. Subsystem SFTP è il binario di dove si trova. Questo serve proprio per abilitare l'FTP per SSH. Il protocollo proprio si chiama SFTP, è molto sicuro e quindi non rischiate di avere il server giù o server compromesso. E ad ora la cosa più bella: queste cose nel 90% dei casi sono già impostate, quindi se usate Debian, se usate CentOS, se usate OpenSUSE eccetera, le cose sono già gran parte impostate. Ovviamente è permesso l'autenticazione con password, giustamente, se no non potete entrare. Però questa è una cosa in più per i paranoici. Ok? Quindi una volta installato basta nella distribuzione che avete scelto di dire di avviare il servizio del server SSH e siete a posto. Domande? Ok. LAMP è tutto l'insieme Linux, Apache, MySQL, PHP. Nel complesso ci sono alcune regole che bisogna seguire. Prima di tutto non tentate di fare di testa vostra. Se la distribuzione ha dei pacchetti per PHP, per MySQL e per Apache, non dubitate, usateli, perché così prenderete gli aggiornamenti di sicurezza di questi programmi. Per esempio, se esce un problema con Apache o con PHP, è molto probabile che entro qualche ora esca l'aggiornamento della vostra distribuzione che risolva il problema. Quindi se installate da soli dovrete fare di nuovo il lavoro di installazione in manuale, quindi non vi consiglio questo, vi consiglio di installare i pacchetti della distribuzione. Il secondo punto è per ribadire il primo: non fatelo, hanno bucato la Sony anche per quello. Non esponete il server MySQL all'esterno. Allora, MySQL ha due modalità:
la modalità di accesso via porta o via socket, quindi può direttamente comunicare solo con i programmi all'interno della stessa macchina senza aver bisogno di essere esposta sulla rete. Quindi se una tale configurazione è possibile, evitate di esporla sulla rete. Oppure potete fare in modo che il server esponga la propria porta, ma il packet filtering, cioè IP tables, blocchi tutto in entrata verso quella porta, tranne tutto quello che proviene dalla macchina stessa. Quindi questa è una cosa da tenere a mente. Un'altra cosa che è successa anche a Poli è che chi ha messo su il server Apache per crittografare, quindi per avere HTTPS, cosa ha fatto? Ha usato i certificati di Apache, cioè quelli che vengono con l'installazione di Apache. Capite che quando c'è un certificato privato disponibile per tutti, non importa che tipo di connessione usate, c'è sempre qualcuno che può vedere quello che passa in chiaro, ovviamente. Quindi si possono fare cose divertenti del tipo se la vostra banca di fiducia usa un certificato di Apache iniziale senza modificarlo, praticamente uno che sta in mezzo vede tutto quel che passa e non deve neanche farsi tanti problemi per vedere le vostre password, i vostri account, eccetera. Ok, iniziamo con i vari componenti. Prima di tutto, prima si è parlato di IP tables, cioè di Linux. Purtroppo qua io non ho da dire molto. È già stato detto abbastanza che quindi funziona abbastanza bene, funziona quasi out of the box, senza macchinazioni e senza blue screen of death. Il config Apache, qua si inizia a ragionare. Allora, quando voi aprite un config di Apache, perdete tutti i capelli, se li avete, se non li avete persi già per qualche altro setup. Io fortunatamente sto bene qua, ma non so per quanto. La questione è che è un simile XML che non è XML, quindi è un problema abbastanza noto che Apache gestirlo bene è difficile. Quindi le distribuzioni, per esempio Debian, ha una configurazione di default che funziona già. Quindi lo installate e funziona già. La cartella da cui carica è la /var/www e lì ci sono tutti i file che servono verso l'esterno. Ovviamente c'è anche il setup HTTPS già messo. Purtroppo bisogna cambiare i certificati, se no il discorso di prima. Quindi se vi trovate sotto mano un config di Apache, vi spiego brevemente cosa fanno le varie cose. Questa dovrebbe essere una sezione. Allora, la sezione directory rappresenta una directory sul vostro disco fisso. Quindi per la directory srb http /, possiamo settare delle opzioni. Per esempio, allow override no, none. Chi di voi non ha mai visto non ha mai avuto nessun hosting? Mamma, tutti esperti. Ok, chi ha mai amministrato un web hosting? Avete amministrato un web hosting? No. Ok, cos'è un web hosting? Ok, web hosting è quando comprate dello spazio web e potete mettere direttamente il vostro sito web e da lì si vede. Chi di voi l'ha fatto avrà già visto i file .htaccess, .ht, fastb, eccetera. Questi qua servono per impostare le cose locali con directory. Allow override vieta allow override none vieta questo comportamento. Quindi se volete
che sia che gli HT pass o gli HT access funzionino, non mettete questo parametro. Poi c'è la modalità di accesso. Per esempio, se volete vietare l'accesso per certe directory, dovete impostare queste due. Quindi order allow deny cosa vuol dire? Che prima permette, come default permette, invece ci vuole una lista a chi vietare, ok? Invertito vuol dire che di default non permette a nessuno l'accesso a quella directory, invece e bisogna specificare una whitelist, che è così. Questa infatti è una directory che viene visualizzata per tutti, quindi se voi fate accesso al sito vedrete questa directory. Le opzioni, qua ci sono solo le più importanti, sono le seguenti: indexes, se volete, quando non c'è una pagina index.html, index.html, index.php, se avete impostate altre anche quelle, che vi genera tutti i file, una pagina dove si vedono tutti i file delle directory, allora dovete mettere indexes. Follow similinks invece serve per impostare dire ad Apache di seguire i link simbolici, nel senso, se voi fate un link simbolico a una directory, a un'altra directory, ovviamente deve essere accessibile da Apache, nella cartella srd http://, sarà visibile agli altri utenti. Exec CGI serve per impostare una cartella che è di solito CGI-bin, in cui potete mettere gli eseguibili che il server può chiamare. Ovviamente non vi consiglio di usare questo approccio perché è un po' insicuro. Questa parte serve per impostare delle configurazioni solo se il modulo è attivo. Quindi se un modulo if module, se un modulo è attivo o è caricato, potete fare delle certe configurazioni dentro. Per esempio dire se PHP, il modulo del PHP è aperto, aggiungi alle pagine di default index.php, o dite di caricare anche quello. Di solito questo funziona già out of the box, cioè direttamente appena installato, almeno su linea. Files match serve per impostare delle configurazioni speciali sui specifici file, quindi i file .htaccess, htpass.d, per esempio per vietare l'accesso diretto a questi file. Virtualhost è un'altra directive che serve per specificare a cosa il server deve rispondere. Quindi se voi chiamate il vostro server, avete due indirizzi, diciamo pippo.it e pippo.com, avrete due sezioni virtualhost, una con pippo.it e l'altra con pippo.com. Quindi server admin, questi sono tutti i parametri che vanno in virtualhost. Tutti questi, gli ultimi sono, vanno in virtualhost. Server admin serve per specificare chi è l'amministratore, una email dell'amministratore del server. Serve per esempio per automatizzare spedire una mail quando qualcosa va male. Per esempio il server riceve errore 500 e quindi non va, quindi invia una mail. Oppure dà l'opportunità all'utente di inviare una mail dicendogli chi amministra. Document root dice dove cercare i documenti, cioè i file HTML, i file PHP per quel virtualhost, cioè per quell'indirizzo. E quindi se impostate prima con directory per quella directory che tipo di accesso deve esserci, poi potete mettere lo stesso path, per esempio srd http,
bar dentro a document org. Ok, server name serve per impostare l'indirizzo. Per esempio, in questo caso sarebbe pippo.ist. Quindi quando riceve una chiamata il vostro server come pippo.it, per esempio pippo.it e pippo.com puntano allo stesso indirizzo IP, quindi quando è pippo.it va direttamente sul document root specificato prima. C'è anche la possibilità di dargli anche altri nomi che possono condurre a questo document root. A questo serve server alias. E quindi voi scrivete server alias www.pippo.it, potete dire anche test.com eccetera. Quindi quando il server riceve una chiamata come test.com, come pippo.it, va sulla document root di prima. Error log e custom log servono per impostare dove il logging dell'applicazione web, dell'applicazione PHP vada fatto. Quindi in questo caso li mette in dummyhost.example.com error log. Ok, domande? Ok, passo oltre, non abbiate paura di chiedere. Allora, MySQL è di solito abbastanza facile fare il setup di MySQL. Quello che di solito dovrete fare è installarlo e fate eseguire questo MySQL Secure Installation. Su alcune distribuzioni come Debian non è neanche necessario, perché direttamente quando mettete l'installazione vi chiedono già le cose di MySQL Secure Installation, quindi non c'è bisogno di eseguirlo. Invece se siete su un altro distro, oppure se state installando manualmente, eseguite questo. Ok, il resto di solito va bene. Ci sono dei tweak di performance, ma quelli, finché non avrete problemi con la gestione della RAM, non dovrete toccarli. PHP di solito è facile da mettere a punto, perché è già configurato accanto a Bash. Per esempio su Debian installate un pacchetto e vi configura tutto lui in automatico. Se non dovesse cadere, prima cosa da fare: dire alla Apache che PHP c'è. Quindi dire in Apache di caricare il modulo, che c'è una sezione tutta sua di moduli, di caricare il modulo PHP. E qua ci fermiamo per Apache. Per il resto bisogna guardare un paio di cosette, non è che sono obbligatoriamente da fare, però è meglio farle. E usare PHP Hardened. Cos'è? È una versione di PHP che è più sicura. Ultimamente quasi tutte le distribuzioni mettono questo, quindi non c'è da preoccuparsi. Poi, quando siete in modalità di rilascio dell'applicazione, per esempio non dovete più testare l'applicazione web, potete direttamente mettere display errors off, se no qualche hacker, se riceve un errore, sono problemi. Upload max file size, se intendete caricare file di grandi dimensioni bisogna aumentare, perché di solito è impostato a 2 MB. Quindi se volete buttare sul server applicazioni oppure file grandissimi, dovete aumentare per forza questo. E poi ci sono alcune applicazioni che richiedono delle estensioni di PHP. Queste di solito c'è una lista in PHP, il file peraltro è etc.php.ini, poi varia dalla distribuzione alla distribuzione, e dentro c'è scritto extensions, eccetera, eccetera. Quindi se dovete per esempio caricare l'estensione curl, qua dovrete documentare extension uguale curl.so e quindi caricherà quell'estensione.
Di solito anche di quello non c'è bisogno, però per alcune distro potrebbe essere utile. Poi un altro servizio web molto usato è OpenVPN. Cos'è OpenVPN? Permette di creare reti virtuali. Cos'è una rete virtuale? Permette di avere due computer connessi a internet, anzi 50 computer connessi in internet, uno di loro è il server, tutti si connettono a quel server e alla fine risulta come se fossero tutti connessi in una grande rete locale. Quindi potete parlare direttamente tra i vari senza dover passare da senza dover avere grandi numeri di porte aperte. È per questo che è bello, per questo che si può anche usare il Politecnico. Come funziona al Politecnico? Recentemente è stato abrogato l'uso del proxy, quindi adesso hanno aperto le porte necessarie per OpenVPN. Prima c'era un modo, non era molto carino e non era molto simpatico. Quindi adesso vi illustrerò quali sono le cose da cambiare in una configurazione del server per poter usufruirne dal Politecnico. Di solito queste sono quasi sempre postate così, però può capitare anche che siano diverse. Quindi Flow cosa fa? Float dice a OpenVPN di lasciare l'altro cliente, cioè l'utente che si collega, di cambiare il proprio IP. Di solito OpenVPN, quando si collega a un server, imposta l'IP in automatico, quindi avete 50 peer che si connettono tutti a un server e ricevono automaticamente un IP. In questo caso, se l'utente alla fine cambia l'indirizzo IP, il server non si arrabbia e non lo disconnette. Port 1194 è stata aperta da OASI, quindi diciamo grazie. Il protocollo è UDP. UDP, a differenza del TCP, non fa nessun controllo, quindi se non arriva alla destinazione non ci importa, perché comunque la gestione la fa OpenVPN. CompLZO serve per comprimere tutto il traffico che passa, quindi potreste ottenere delle performance migliori. Potreste, anche perché nei peggiori dei casi ci sarà un peggioramento delle prestazioni, cioè verranno aggiunti 2 byte dopo ogni pacchetto e quindi diventa un po' più lungo il parlare. Persist Tun, per esempio, gli dice al server di tenere la connessione aperta anche se il client si è disconnesso. In questo caso, se si riconnette, non deve ricaricare il contesto, non deve fare un nuovo tunnel e quindi risulta più veloce a riconnettersi. Per Tun ci sono due tipi di interfacce, Tun e Tap. Tun serve per l'emulazione a più alto livello, invece TAP a più basso livello. Quindi se volete più performance vi consiglio vivamente il Tun. E l'ultima cosa che ho lasciato per ultima, però è la più utile, serve per dire a OpenVPN di redirigere tutto il traffico della macchina. Questa qua vale soltanto per i client, non per i server, quindi nella vostra configurazione del client. Quindi cosa fa? Ridirige tutto il traffico della vostra macchina locale sulla VPN. Quindi se siete impostati, se il server è impostato bene, se è impostato client bene, uscite da internet come se foste sul server. Quindi supponiamo che io abbia un server in America e mi collego con OpenVPN a quel server in America e dentro con Redirect Gateway. Quando uno tenta di collegarsi alla mia macchina, si collega in America perché io risulto connesso dall'America. Per cosa è utile questa cosa? Prima cosa, per sbloccare le porte chiuse del poli.
Seconda cosa, se per esempio volete guardare qualcosa di non accessibile in Italia, è possibile, è così che si fa. Ok, qua vi ho spiegato un po' di cose. Domande? Ok, grazie per l'attenzione, spero di non avervi